Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Gas Station Simulator. Oggi ci attende un episodio pieno di traumi e bug, con i dipendenti che hanno, problemi seri, poi arriva anche una tempesta di sabbia che causa disastri ovunque, almeno riusciamo a level upare la stazione di servizio e mentre impazzisco male, iniziamo a vendere nuova merce e molto altro. Buona visione! Wow, buoni, che ci fate voi altri qua? Ma, scusi autista, io avrei chiuso la stazione di servizio, ma... No, gente, io dovevo passare altri 20 minuti a preparare l'episodio, non dovevo ancora iniziare a registrare. Oh no. Allora, mi avete detto nei commenti che posso chiamare il mio dipendente direttamente da qua, dipendente. Andrew, inizia a parlare. Lista compiti, gestire la cassa, porca di quelli per porca. Devo ancora rifornire tutti gli scaffali, devo ancora pulire il pavimento e questi stanno arrivando al ritmo della musica. Oh, porco cane. Nel frattempo mi stanno anche consegnando la benza. Vedete, stavo ancora facendo tutti i preparativi. Devo ancora riempire i magazzini. Andrew, muovi il culo, veloce ciccio. Ma porca di quella suprema porca, arrivo, è un momento difficile per tutti. Ma la stazione di servizio è chiusa, non ho capito. Aspetta, dimmi che entrano tutti e due nello stesso momento. Dicevo, non ho capito perché all'improvviso sono arrivati quelli con l'autobus. Forse loro fotte sega, anche se hai la stazione di servizio chiusa, loro devono essere serviti. Ok, speriamo che Andrew ce la faccia, ma che vada o si unisce a loro o verrà rapito dagli alieni. Buongiorno, buon salve, grazie. 20 minuti dopo si è accorto che poteva parcheggiare. Ok, qui dovremmo avere solo degli pneumatici. E vi sono tutti felici e contenti? Butta dentro, ottimo. E levati dalle balle anche tu. Pedala, pista via, ciccio. Guarda, intanto vedo di buttare via un po' di roba nell'immondizia. Cerco di prendermi avanti, perché volevo anche ripulire il magazzino. È uno schifo di proporzioni bibliche. Sali, veloce. Ok, ora dovrei poter ritornare tranquillamente al nostro negozio. Anche perché devo ripulire il pavimento e poi si lamentano e ti abbassano la popolarità. Ok, marone, perché stanno arrivando anche i clienti normali? Che casino qua dentro. State buoni. Allora, vediamo di rifornire tutto. Non ci sono più prodotti, ma sono appena rifornito. Ok. Mi sa che il gioco si è rimbecillito più del solito, perché qui c'è letteralmente di tutto. Oh, porco cane, ho anche già riempito tutti gli snack. Aspetta, c'era dello spazio libero da quest'altra parte. Mettici le palline, i chunky, i popcorn. Mi serve molto più spazio. Aspetta, un attimo, svuotami tanto il bidone. Qualcuno mi ha buttato il teschio di un animale a terra. Ma... gente, ma cosa vuoi? Vi dice il cervello, peraltro. Incredibile, ma vero? Il piccolo adorabile Andrew ha servito quasi tutti quei pazzoidi. Il tabacco ce l'ho, porti pazienza, guardi. Dovevo solo rifornire lo stand, mi ero dimenticato. Non rinunci alla sua dipendenza dalla nicotina, buon uomo. Oh, il lato positivo di quando arrivano gli alieni, cioè gli invasati, porca di quelli per porca, è che almeno vendiamo una marea di roba e riesco a completare l'obiettivo, quello delle sfide. È per questo che l'episodio ancora non era pronto. Si levi, barbone? Ok, il negozio l'abbiamo ripulito un attimino, della serie è meglio che nulla. Aspetta che abbiamo anche dei clienti per il carburante. Per fortuna che abbiamo rifornito la nostra cisterna, altrimenti sarei nella M più totale. Aspetta, diamo una bella rifornita anche al tizio di qua. Guarda quanta benza e voilà! L'importante è stare sotto il livello massimo di benzina di cui hanno bisogno. Va bene fargli pagare meno, non va bene fargli pagare di più, altrimenti... ma ho appena pulito, porco cane. Si incocchiano proprio una cifra. Guarda che roba. C'è il bidone lì, ma butta nel... vabbè, è bugato. Ok, va tutto bene, Lon. Vedi di respirare, ma che respirare? Porco cane, abbiamo anche i clienti al garage. Ok, devo fare attenzione a non cliccare due volte, altrimenti il cliente se ne va anche se non gli hai riparato l'auto. No, non sto scherzando. Allora, piazzami qua gli pneumatici. Qua invece gli specchietti. E da quest'altra parte le siringhe per i drogati. Allora, il signore ha bisogno di una gomma nuova. Nessun problema. Questo è il lavoro anche più semplice. L'officina renderebbe anche bene, se non fosse che devo ogni volta fare i salti mortali. Perfetto. Aspetta che mi avete detto che posso usare anche il sacchetto. Ma dai, non lo sapevo. Così è decisamente molto più pratico. Aspetta, ci sono anche le siringhe a terra. Ma no, che sembra che mi sniffo sta roba. Ma stia scherzando. E un attimo di pazienza, ciccio. Guarda che schifo il pavimento. Vorrei assumere una donna delle pulizie, così non devo star qua a ripulire tutto ogni volta io. Aspetti, sì, lo so. Non rompere le balle, ok. L'ho preso al volo. Mi ha dato il sacchetto. Buongiorno, scusate. Il sacchetto si è compenetrato male con col pavimento. Vabbè, in teoria dovrebbe essere sparito. I bagni in che condizioni sono? Maronne! No, qua ci serve davvero una donna delle pulizie. Ecco qua. Sì, ma poteva aspettare che finissi, porco cane. Mi ha scagazzato su un orecchio praticamente. Torna fuori che ci sono altri clienti. Sì, ma io dovevo preparare l'episodio, dovevo verniciare le cose, non star qua a pompare le genti. Oh, porco cane.
cane. Però da quando abbiamo potenziato la stazione di servizio, mi sembra che i clienti ci chiedano decisamente molta più benzina. Ok, sta arrivando il poliziotto, me ne sbatto altamente. Come dicevo, volevo potenziare effettivamente la nostra officina. Mi sono accorto adesso che c'è il computer anche qua, non lo sapevo. Allora, la possiamo portare al livello 2 per la modica cifra di 450 dollari. Non mi dite che adesso devo riverniciare l'esterno perché mi incocchio tantissimo. E offriremo un servizio in più. Fammi vedere com'è l'esterno. No. Sembra che la... Ok, questo lato me l'ha completamente rovinato. Ed inoltre, signori, ho scoperto che la mia vita è una menzogna. Io pensavo che... vai dentro a rompere le scatole. Questo fosse un bianco crema. E invece mi avete detto nei commenti che è tipo un rosapelle mob dettagli. Senti, fammi a sto punto le porte rosse. Fa molto fienile, ma mob dettagli farà pandan con le paretine arancioni barra ocra. Sperando che questo sia rosso, perché sennò mi incocchio tantissimo. E di men che non si dica, abbiamo risolto quello spiacevole inconveniente causato dal daltonismo. Allora, vediamo un po' cosa vuole la tizia. Come ho detto, questi lavori ci guadagniamo veramente un cifrone. Vediamo un po' che salta il pneumatico all'improvviso. Allora, c'ha la portiera rovinata. Però, signora, scusi, finché guida DM anche lei mezza imbriaca. Dai, veloce, che non c'ho tutto il giorno. Ma sta roba funziona veramente così? Secondo me no, è una menzogna che i carrozzieri usano effettivamente per truffare i clienti. E, ah, sì, gli è esploso il pneumatico all'improvviso. Potrebbe essere che ho lasciato dei pezzi di vetro a terra? Apparentemente sì. E voilà, perfetto. Ed infine, c'ho pure lo specchietto retrovisore. Signora, da quant'è che non portava a revisionare la macchina? Perché qua secondo me lei c'ha i vandali. Perfetto, in realtà pago io i ragazzini per distruggere le macchine delle persone. Inoltre si è aggiunto uno stand che ci permette di mettere l'olio per il motore. Quindi è un nuovo servizio che dovremo fornire da questo momento in poi. Allora, se vado su consegna parti auto, potete vedere che c'è l'olio per il motore. Costa anche poco. Allora, vediamo di ordinarne un po'. Perfetto, abbiamo speso 80 dollari di olio di motore. Ottimo, ottimo. Tanto la spedizione è gratuita, c'ho il Prime praticamente. Ok, stanno accadendo cose strane? Assolutamente sì, ma vabbè, dettagli. Ma dai, che ho pulito 3 minuti di video fa! Porco cane, agente, mi perdoni? Ho anche pulito quel bidone 3 secondi fa! No, 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 voglio la donna delle pulizie. In teoria il secondo dipendente dovrei poterlo assumere. Allora, datemi un secondo, cosa c'hai? Tu devi andare in pausa. Vabbè, no, beh, no, non volevo cliccare sul computer, volevo parlare con lui. Allora, ti paghiamo. E inoltre puoi andare un attimino a riposarti 5 secondi. Seguo io tutta la situazione qua. Tanto non c'avevo niente di meglio da fare con la mia vita. È bello che sto gioco vi piace pure, perché vi divertite a vedere il DeLong Gamer che smatta completamente. Stiamo anche finendo la benza. Porco cane, è arrivato il camion con le parti nel frattempo. Allora, tornando a noi, fatemi assumere quel cocchio di nuovo dipendente. Andiamo su dipendenti. Roulotte mi costa 350 dollari. Ce lo possiamo permettere. Non è un grande problema. Devi fare l'upgrade della stazione. Ma allora lo vedi che sei bastardo nel profondo. Casomai vediamo di comprare un po' di alcolici, che li stiamo finendo. Perfetto. Si sono fatti fuori anche buona parte degli spuntini. Ottimo. Ah, possiamo anche comprare gli oggetti per la cura delle auto. Marone, sì, ma costano... 104 dollari per una spugna. Che boia fatta quella spugna. Perfetto, quanto sto per spendere per inciso? 534 dollari, cosa vuoi che sia? Signori, portate pazienza perché è stata una giornata traumatica. Non dovevo neanche iniziare il turno di lavoro quest'oggi. Perfetto, speriamo che Andrew si dia una mossa perché non posso star qua. Cos'è che non hai trovato che ti lamenti? Imbriacone DM. Non, stai calmo, non insultare i clienti. Per inciso, quanti clienti dobbiamo fare? Ancora 36 clienti prima di riuscire a level upare la stazione. Il problema è che dobbiamo ancora rifornire un cifrone di auto. Aspetta che passiamo anche alle auto. Ma è stupido assumere qualcuno che vada alla pompa, perché ci vogliono letteralmente 5 secondi e il gioco è praticamente fatto. E voilà, ottimo. Oh, qualcuno che ha iniziato a comprare i giornali. Li comprano veramente poco e a quanto pare sta gente o non sa leggere o non gli piace leggere. A loro piace vedere le figure. Sigarette, caramelle e tutto il resto invece in quantità industriale. Aspetto 52 dollari, signora. Ribadisco, non siamo alla Copsi, tu chi può darti di più? Io gli do i ceffoni. Altro che... lasciamo stare che è meglio. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo cliente. Perfetto, abbiamo la popolarità al 98%. Allora, signor Andrew, direi che ti sei ricaricato abbastanza. Quindi, cortesemente, torna a gestire la cassa. Oh, per fortuna che possiamo mandargli l'SMS. E siamo a posto. E nel frattempo il DeLong Gamer ovviamente non c'è niente di meglio da fare che pulire i pavimenti. Sembra che si stia formando una leggera coda fuori dal mio magazzino. Lo so, lo so. Devo assumere anche un magazziniere, non posso assumere nessuno. E c'è già un cliente che sta aspettando per il carburante. Un attimo che sono proprio un carico veloce veloce da scaricare. Guarda, mi ha detto che il magazzino è pieno. Ci sono due robe in croce, porco cane. E anche il magazzino non lo posso migliorare,
perché purtroppo prima di migliorare il negozio stesso, e ciaone, se non completi le sfide, lo zio non ti permette di far nulla. Speriamo tuttavia che i nuovi prodotti per la cura delle auto vengano comprati, perché quei giornali ci sono rimasto un po' fregato. Li ho pagati anche un botto quei giornali. Da queste parti la cultura costa veramente un sacco. Permesso, permesso, c'ho la precedenza io, clienti, non stracciate la ciolla, sono il proprietario, possiedo tutto. Cos'è? Ti manca una rivista che ti piace? Oh, all'improvviso hanno cominciato a comprare i giornali. Oh, porco cane. Ne ho messi troppi di una sola tipologia. Questa non ci voleva. Mi sono fatto prendere dal panicume. Scusi, porti pazienza anche lei, buon uomo. Ecco qua. Che succede? Livello di popolarità 5. Ce l'abbiamo fatta. Guardate che spettacolo. Ma perché c'è sempre la nebbiolina di sabbia, porco cane, quando devo guardare la scritta? Ho capito che siamo nel bel mezzo del deserto. Perfetto. Questo vuol dire che arriveranno ancora più clienti? Preferisco non scoprirlo, mi domando se abbiamo sbloccato probabilmente qualcosa di unico. Mi sono appena ricordato nel frattempo che avevo anche comprato lo scaffale, anzi lo stand grande più grande per la cura dell'auto. Non lo metto. Senti, facciamo una cosa tattica, fammelo mettere più o meno qui. Oh, perfetto, che tanto la gente comunque riesce a passare qua dietro e a prendere tutto quello che gli serve. Anzi, aspetta che rifornisco il tutto con le birrette. Poi cos'altro abbiamo comprato? Oh, sento il rumore del gabinetto qua in parte, dai, ma è inquietantissima. Perfetto, abbiamo bibite come non ci fosse un domani. E qua mettemi anche i popcorn e il resto. C'è due cofti di popcorn che sembrano lì lasciate sole solette. Da quest'altra parte invece mettiamo questo, questo, questo e questo. Olè! Scusate, ma allora cosa abbiamo l'officina a fare noi altri? Anzi, aspetta che c'è un cliente anche all'officina. Il che mi ha appena ricordato che dobbiamo ancora mettere l'olio per il motore direttamente sullo scaffale. Perfetto. Buongiorno, signore. È sicuro di volersi far riparare la macchina dal telone? Guardi, se lei è masochista e si vuol far truffare. Allora, abbiamo una portiera tutta mezza sgrifata male male. Io spero che Andrew stia facendo il proprio lavoro, perché vedo che si sta accumulando gente in giro per il negozio. Perfetto, altri 190 dollari. Per adesso nessuno mi fa mettere mano al suo motore, il che forse è un bene. Ok, aspetta che gli pompo un altro po' di benzina anche a sto tizio. Sì, dobbiamo richiamare l'autocisterna. Ok, che sta arrivando anche la pula, che casino. Perché stiamo finendo il carburante, sperando che il prezzo medio sia effettivamente sceso. Scusate un attimo che mi fermo a guardarla. Spettacolo! Mi lagga il gioco, tanto è bella. Purtroppo per adesso non possiamo allargare il parcheggio, ma visto che siamo pieni zeppi di denaro e qua ci prendiamo una malattia venere di sto passo, Andrew lavora e non rompere le scatole, in teoria possiamo anche vedere di migliorare le varie decorazioni. Allora, sembra che possiamo mettere delle palme in parte al nostro parcheggio per migliorare un po' l'estetica. Ma sì, dai, direi che ne possiamo comprare più di una. No, per adesso solo una. E ancora palme? Sì. Vabbè, dai, diamo un tocco di verde a questo posto che è pieno zeppo di desolazione, miseria e tristezza. Senti, comprane un'altra. Perfetto, due palm is meglio che one. Tre palm? No, stiamo esagerando un pochettino. No, non voglio carretti in giro. Ma stiamo scherzando? Ma io il campo da pallacanestro non te lo metto per i dipendenti. Mentre invece vorrei migliorare la nostra officina. Possiamo mettere la scritta esterna, che ci sta veramente molto bene. Signore, mi sono spaventato perché non l'avevo vista, porti pazienza. Perché c'è coda alla cassa? Andrew, fai il tuo lavoro, porco cane! Vediamo un po' di cosa ha bisogno il signore. Oh, adesso ti dice anche le parti da riparare. Forse c'era anche prima la scritta sotto e il DeLong Gamer non se n'è mai accorto perché è un povero pirla. Oh mio Dio, finalmente devo cambiare l'olio dell'auto. Ma prima, aspetta che gli metto lo specchietto retrovisore. Aspetta, levati barbone. Ecco qua, mi piace che in realtà lo specchietto è integro. Quando mi ci avvicino io si spacca. Non si sa perché, è così brutto che faccio rompere lo specchietto retrovisore. Ok, non so come funziona, clicca per questo. Ah, c'è bisogno della bottiglia d'olio. Ci avresti anche ragione tu, in effetti. Ok, cos'è che devo fare? Tieni premuto, tasto sinistro per versare l'olio. Ok, e poi tasto destro per finire, quindi faccio così. Oh, dobbiamo stare all'interno delle lineette, a quanto pare. Ok, spero che ce l'abbiano pagato abbastanza. Altri clienti che vogliono il carburante, porco cane. E Andrew se n'è andato dalla cassa. Piccolo bastardo maledetto. La prossima volta lo pago con i soldi del Monopoli, quel bastardo. Aspetta, vai così. Una cosa che manca in questo gioco è la possibilità di sapere quanti e quali oggetti sono presenti sugli scaffali. Così sai anche tu direttamente cosa ordinare e cosa no. Marone, guardate il pavimento, lo schifume. Allora, aspetta un secondo, che c'è un po' di coda anche da queste parti. E mi dicono dalla regia, peraltro, che abbiamo anche poco carburante. Devo far tutto io. Allora, no, il prezzo è salito invece che scendere. Senti, spendiamo 460 dollari di carburante. E chi si è visto, mi assicurerò che loro ne spendano decisamente molto di più. Oh, i prodotti per la cura dell'auto. Vedi che finalmente sta funzionando. Aspetta,
può anche vedere di rifornire manualmente gli stand, perché quello loro non lo fanno. Mi mancano effettivamente i robottini di ShopeeKeep. Ah, facevano tutto loro. Il DeLong Gamer batteva la fiacca e mancava da legnava le persone che rubavano. No, 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 no. Aspetta che c'è un bidone della spazzatura pieno. Adesso mi sono accorto. Se no poi ti scassano la ciolla. Ok, guardiamo che non abbiano buttato a terra altro. Teschi, teschi di animali. Qua la gente trova un teschio di animale e dice: ma sì, aspetta che lo porto nel negozio. Sicuramente vogliono avere un cadavere fermo lì. Mob dettagli. Ok, ho quasi fatto tutto. Andrew, quanto buio ti manca? Porco cane, eri praticamente a posto? Muovi il culo, porco cane. Ho notato peraltro che la mancia la ricevo solo io e non i miei dipendenti. Se notate bene, c'è l'obiettivo che mi dice di ricevere 40 volte la mancia. Però non mi pare che stia salendo quando lavora Andrew. Quindi devo fare direttamente io il lavoro alla cassa, perché ti pareva? Ma è una cavolo di gioia. Per adesso abbiamo completato solo la riparazione delle auto. Ok, quindi casomai, aspetta un attimo, Andrew. Tuttavia devo anche ricordarmi di pagare lo stipendio. Allora aspetta che lo pago subito, che sennò poi mi dimentico. Ah, a posto, così poi non vieni a tenermi il muso tutto il tempo, perché ti devo tipo $3000 di stipendio da 6 mesi. Ma vabbè, dettagli. Porco cane, si sta formando una coda assurda. Scusate, scusate, il tizio è scemo. Portate pazienza, non è che se suonate il tizio va via prima. Sto per sparare i clienti, sì, sto per sparare a sti buio di clienti. Porca di quella suprema porca. Vorrei avere 5 secondi di pace nella mia cavolo di vita. Oh, qualcuno che ha iniziato a leggere finalmente. E poi ha comprato l'alcol perché vuole dimenticare le boiate che ha letto sul giornale. Oh, 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 oh. Ok, ok, oh, oh, ho fatto danni. Oh, oh, ho fatto danni. Facciamo finta di nulla, che è meglio. Ho scoperto che se diamo un colpo netto con la scopa, la gente vola male male. E... Wow, ragazzi, ragazzi, miglior rivoltatore di auto del mondo, santo cielo. DeLong Gamer, complimentoni. Sì, lo so, ora che non c'è più Andrew devo far tutto io. Dai, così magari mi prendo io tutta la mancia. Ho la facciaccia sua, poteva guadagnare di più sullo stipendio. E invece no, è pirla. Peraltro, non l'ho ancora visto a pulire la stazione di servizio. E comunque, resto dell'opinione che se il lavoro lo faccio io, i clienti siano più soddisfatti. Perché il tizio di prima mi ha dato $6 di mancia. Immaginate 10 clienti che non ti danno la mancia, hai perso tecnicamente $60. Aspetta, ok, per un secondo stavo mettendo male il pacchetto di patatine. Non dobbiamo deludere nessuno, devono essere tutti contenti. Che ecco, per esempio, questa signora qua e tirchia da far schifo. Dove è Andrew? Andrew, cosa stai facendo? È in pausa lui. Andrew, lì sta compiti, pulisci la stazione. Ok, ora sembra che stia arrivando. Ok, aspetta che nel frattempo possiamo mettere qualche altro giornale, rivista e via dicendo. I vari stand sono abbastanza pieni. Dobbiamo comprare un po' di alcolici, forse qualche snack. Piazza, piazza e piazza. Dai, non è poi così male. Ok, c'è qualquadra che non cosa. Andrew ancora non è venuto a pulire tutto. Non so dove sia finito, è completamente sparito. Si è preso lo stipendio e poi è fuggito il bastardo. No, posso far tutto io, è peggio di prima. Guardate il pavimento. Scusate un secondo, dove cocchio è? Andrew, ma ti sei bagato male male. Non ci credo mai nella vita. Andrew. Allora, ok, no, 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 Andrew molto male. Allora, aspetta un attimo, ti rimandiamo a casa. Perfetto, ora torna qui. Andrew, Andrew, vieni qua. E adesso torni a pulire la stazione cortesemente senza bagarti. No. Perché Andrew, perché mi devi fare del male in questo modo? Senti, vai a gestire la cassa. No, non ce la fa, lui vede muri invisibili. Andrew, non mi prendere per il culo. Dice, ah, c'ho una malattia mentale, vedo i muri invisibili. Tornatene in pausa di nuovo. Ok, gente, un attimo di pazienza perché ci voglio riprovare di nuovo. Chiamiamo Andrew e vediamo se quest'oggi vuole venire a pulirmi almeno la stazione. Io voglio sperare. Nel frattempo la sfida l'abbiamo quasi completata, gente. Devo ancora ricevere la mancia da 6 clienti. Poi com'è? Dobbiamo rifornire 5 auto e dobbiamo servire la cassa ancora 9 clienti. Quindi è questione davvero di pochi minuti. Non mi dire che c'è gente lì, no, per adesso no. C'è il camion pronto al magazzino. Un attimo di pazienza, Andrew non arriva a far nulla. I miracoli non li posso fare io, santo cielo. Oh, Andrew, che piacere rivederti. Ciao, ho quasi pulito tutto io. Non ravanare nel bidone, lo devi pulire. Sembra che ci si stia lavando le mani. No, non guardarmi così, Andrew. Che stai facendo? Hai palpeggiato il culo alla signora. No, no, scopare in parte alla signora. Detto così suona male, ma ci siamo capiti. Scusi, signora, ha problemi mentali. Lo abbiamo preso perché costava poco. C'era lo sconto 3x2 sui dipendenti inutili. Cos'è tutto sto casino? Ah, è arrivato il tizio della pompa di benzina. Un attimo. Porca di quella suprema porca, mo basta veramente, però. Ti faccio un fusro da puro a te. Oh, anche a te. Hai suonato il clacson e mo finisci di là.
E che cocchio. Peraltro non è che ho guardato le palme. Oh, ma che carine le palme. Cioè, perché quando le guardo però lagga tutto. Adesso che è sorto il sole, devo dire che la nostra officina è ancora più bella. Mi piace proprio un sacco ciò. Allora, aspetta, volevo anche dare una mano di colore. Scusa un secondo. No, quello non si dipinge, l'on. Alle pareti interne dell'officina. Cioè, tipo un azzurrino. Vediamo un po'. Giusto per variare, perché sto facendo tutto bianco. Vediamo un po' l'officina con le pareti grigine azzurrine. E... dai, ci può stare. Così lo sporco si nota anche di meno. Se sento ancora un clacson che suona, giuro, vado fuori con un lanciagranate. Andrew, cosa ci fai tu qua? Levati dai maroni che sto riparando le auto delle genti. E certo, mi compare pure qua. Dove è andata lo pneumatico? Vabbè, facciamo finta di nulla. In teoria compare quando gli pare, piace. È tipo Andrew questo pneumatico. Ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Chi si è visto, si è visto. Ok, nel frattempo stiamo accumulando clienti alla cassa. Ma ho dettagli, appena ho un attimo vedo di tornare da loro. E voilà, 190 dollari, facili, facili. Ok, dobbiamo ancora pompare 4 auto. Nel frattempo sto sbloccando achievement come non ci fosse un domani. Perfetto, quindi dopo queste ce ne mancheranno altre 2. Il problema qual è? È che una volta che levelapperemo la stazione di servizio, dovrò ripitturarla di nuovo. Per questo non la sto pitturando ultimamente. Ok, vediamo un po'. Andrew! Ma porco che... non è che lo devi pulire ogni 5 secondi? No, beh, in sua difesa era tipo strapieno. Ok, se completiamo correttamente questo cliente che ha tipo preso 16 oggetti, dovrebbe darmi la mancia e completiamo la suddetta sfida. Aspetta che mi sto facendo prendere dal panico. Dai, anche una bella pulita. Signora, quanti giornali ha comprato? Maronne, guardi che non è carta igienica. 82 dollari ha speso, non è normale. Perfetto, mi restano ancora 3 clienti da servire e 2 auto da rifornire. Signore, so che è qui da tipo 6 ore. La prossima volta mi lasci la merce davanti al portone. Chi si è visto, si è visto. Cane, ok, è quasi fatta. È quasi fatta, Lon, così puoi anche migliorare il magazzino. Puoi comprare molti più oggetti, così non devi starti a preoccupare ogni 5 secondi. No, no, non ce la faccio. Ciccio. Oh, ma che, sono invecchiato di colpo. A parte che ci sarebbero sì le scale, ma c'ho tutta sta roba davanti a rompere i maroni. E voilà, perfetto, signore, puoi ripartire all'avventura. Fammi togliere un po' di roba. No, cosa sta? Già. Perché si deve buggare? Tutto quello che prendo oggi si bugga. Cioè, capita anche normalmente quando faccio un qualunque videogioco. Andrew! Dov'è Andrew? Il bello è che non so perché il negozio è più sporco di quando lo pulivo io. Fa tutto peggio, Andrew. Ok, un attimo che chiudo la porta del magazzino. E per adesso siamo a posto. No, cosa ho preso? Oh, non mi ero neanche accorto che ci fossero delle finestre. Esci da questo corpo, Satana. Non posso tipo usare. No, volevo metterlo qua dentro. Signori, non ci credo, ce l'abbiamo fatta. Allora, questo era l'ultimo cliente. Se non mi scappano via i tizi qua fuori, abbiamo completato la sfida. Perfetto. E scusi l'attesa. Che bella auto. È arrivato il fighettone. E voilà. Oh, possiamo levelappare finalmente il negozio. Andrew, sei completamente inutile. Guarda, ti rimetto a fare i lavori normali. Allora, facciamo una bella cosa. Prima di tutto, Andrew, allora ti pago lo stipendio. Perfetto. E lista compiti. Vai in pausa che mi fai schifo, te lo dico onestamente. Allora, per migliorare la stazione, 1000 dollari. Al mio cuore. Spero davvero che aumentino un sacco di cose. E... buongiorno, gioco. Di solito c'è un filmato quando la porto al livello 4. Questa volta, tuttavia, non c'è stato. Ho ricaricato il salvataggio, ma c'è quel quadra che non cosa. Allora, proviamo a chiamare gli alieni. Magari ci daranno una mano a risolvere questa brutta questione. Sì, sì, lo so, non me ne frega niente. Portami via tutti i maledettissimi clienti. Vediamo un po' se è un problema che c'è troppa gente. Forse il filmato non parte. No. Oh, maronne, ho le auto scontrarsi male. Perfetto, così facendo non perdiamo neanche il rispetto della popolazione locale, perché a quanto pare gli cancellano la memoria. Ah, meno male che ci sono gli alieni, gente. Ah, a posto. Andrew, hanno lasciato un pesce a terra. No, questo è 00 pesce e praticamente la mascotte, lascialo lì. Aspetta che devo anche... no, non volevo prendere un gelato, non voglio prendere il gelato. Porca di quelli per porca. Ok, tentativo numero 2. Ora cortesemente gioco, fammi l'upgrade senza buggarti. Oh, yay! Ora potete vedere che la stazione si è allargata sia dentro che fuori. Andrew che corre nel filmato, perché è ovvio. Allora, io stavo cercando di rifornire il coso di gelati nel frattempo. Beh, questi che me ne faccio? Li lascio lì a terra. Andrew, veloce, pulisci quel cocchio di bidoni. Nel frattempo c'è lo zio che chiama. Zio, non mi interessa, ti ignoro completamente. Perché devo dipingere l'esterno della stazione, che anche l'altro episodio pensavo fosse bianco crema, lì che boia era.
No. Sono fatto bianco completo. Oh, quanto che mi piace tutto sbiancaccio. E abbiamo, come potete vedere, allargato un'ulteriore parte del nostro negozietto. Oh, la cosa si fa interessante. Allora, prima le cose importanti. Siccome mi sono rotto le scatole di vedere le pareti colorate un po' in un modo, un po' in un altro, datemi un attimo che vedo di riverniciare l'esterno. E dopo ci preoccupiamo di riorganizzare l'interno del nostro meraviglioso negozio. Oh, porco cane, ragazzi, guardate sulla destra, stanno arrivando i clienti. Mi sono dimenticato, dopo aver chiamato gli alieni, di chiudere il negozio, quindi adesso la gente si aspetta di essere servita e riverita. Porco cane, la stazione di servizio si sta allargando veramente un cifrone. Allora, nel frattempo c'è lo zio che chiama, come dicevo. Vediamo di rispondere, se no manderà qualcuno a pestarmi male male. Che succede? Ciao, lo dirò chiaramente, ho bisogno di un favore. Dannazione, immagino che sia quel periodo dell'anno. Meglio nascondersi, ragazzo, ti chiamerò più tardi. Solo una cosa, pulisci i cumuli di sabbia quando la tempesta è finita. Altrimenti potrebbero causare problemi. Oh maronne, come tempesta di sabbia? Ma è una tromba d'aria, non vedo niente, che succede? Oh no, oh molto male. No, 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 non adesso. Non adesso, dobbiamo assumere altri dipendenti assolutamente che ci diano una mano. Che boia sta accadendo, ho paura. Mi rifugio all'interno del negozio, fottesega. Andrew, vieni a darmi una mano, veloce. Vieni assolutamente a gestire la cassa, perfetto. Nel frattempo, ora che abbiamo level upato, posso comprare un ulteriore roulotte. Ok, mi sembra il momento giusto per piazzarla nel bel mezzo di una tempesta. Andrew, ti ho appena detto di venire a darti da fare. Ne posso comprare due? Allora, per adesso fatemi assumere un dipendente. Pulizia livello 3. Riccardino, vieni qua, porco cane, fatti assumere come non ci fosse un domani. E quindi chiamiamo anche Riccardo e gli diciamo di pulire la stazione. Oh, dovrebbe essere meglio di quello scansafatiche di Andrew. Madonna, non si vede nulla, aiuto. Aiuto. Cos'è? Ma non posso lavorare in sto modo. Quindi dopo devo prendere l'escavatore e togliere i cumuli di sabbia. Ma è un casino, ma è un disastro. Non ci voleva proprio adesso. Mi piace che lì c'è un casino di sabbia. Qua invece è tutto a posto. Oh, pensavo peggio però, mi sa che forse è stata una tempesta piccola piccola. Però c'è ancora un temporalone in corso veramente incredibile. Guarda, ci sono cumuli di sabbia dovunque. Ma i clienti? Ok, i clienti hanno dei problemi tecnici non indifferenti. Sì, dopo prendiamo l'escavatore. Scusi, signore. Ah, lui è qua tranquillo con la ciccia di fuori. Non si è neanche accorto che là fuori c'era il finimondo. Ma vabbè, dettagli. Guarda, cumuli dovunque. Aiuto, per davvero. Nel frattempo lo zio ha deciso di chiamarmi di nuovo. Zio, non c'ho tempo, sto facendo il meccanico. Che strano a dirsi, perché non capisco un cocchio di auto. Ma ci siamo capiti. Sto tizio è così sfigato che non ha bucato una gomma. Lui ne ha bucate ben due. Porca di quelli per porca. Buon uomo. O è proprio una chiavica a guidare. O ha fatto girare le balle a qualcuno. Perfetto. Devo dare solo una sistemata veloce a questa portiera. E voilà, $270. Tondi tondi. Aspetta che raccolgo un po' di schifo. Anche se tecnicamente ho assunto gente. Perché ci sono 5 clienti alla cassa? Dove boia è Andrew? Ma lo vedete che è cretino? Io ve l'ho detto che è cretino. Andrew, ciao. Dovresti venire a gestire la cassa. No, in riposo niente. Muovi il culo, non in riposo. Guardalo che si è buggato, ma non si può andare avanti in questo modo. Ok, rimettilo in pausa e questa volta gli ridico di venire a gestire la cassa. Compito attuale in riposo. Non ho parole, gente, non ho parole. Come riesco a trovare io i bug? Pochi ci riescono. Allora, vediamo di rifornire questo signore e poi corro a rispondere allo zio. Oh, nel frattempo sta sorgendo il sole. Maronne, che disastro, gente. Ah, finalmente è finita. Dov'ero rimasto? Ah, giusto. Ho bisogno del tuo aiuto e dobbiamo fare in fretta. Un uccellino mi ha detto che qualcuno sta passando sulla Route 66 con un carico piuttosto prezioso. Sai come usare il grimaldello, vero? Basta aprire qualche baule. Naturalmente non sei obbligato a partecipare. Ho altri modi per ottenere quello che mi serve, ma non vuoi rendere felice tuo zio? Guarda zio, tu mi dici chi svaligiare e io lo svaligio. Che bella che è l'alba da queste parti, peraltro. Ok, se solo ci fossero i dipendenti che fanno quello per cui li paghi poco, ma li paghi. Dammi una valida motivazione per cui non stai venendo a lavorare. Oh, non mi dire che prima ti devo pagare. Adesso vediamo, ora che ti ho pagato, magari decidi di andare a gestire la cassa. Oh, improvvisamente muove il culo. Ma porca di quelli per porca, ma stia scherzando. Sì, sì, cumuli di sabbia dovunque, gente. Ma guarda un po' chi ha deciso di venire a lavorare. Grazie, Andrew, sei sempre una persona molto gentile. È una mia impressione o si stanno sporcando tipo le pareti? Oh no, pian pianino si sporcano. Aspetta, non avevo neanche visto. Guarda quanto si è steso il negozio. Allora, se clicco F, perfetto, dovrei poter spostare il tutto. Ok, dovrebbe essere più o meno dritto. Ottimo, e riforniamolo con tutte le bibitozze. Ok, abbiamo anche una parete in fondo in cui mettere casomai il resto della mercanzia.
Aspetta, sono anche pieno zeppo di alcolici. Piazza tutto, porco cane. Che i nostri alcolisti hanno bisogno delle loro dipendenze. A snack abbiamo le Sbringles. Per il resto non stanno mangiando più di tanto. Porco cane, ecco qua. Metti le spugne, quelle che costano un botto. E i gelati sono a posto. 00 pesce ancora lì. No, gioco, volevo metterlo dentro il frigorifero. No, ne ho preso un altro. Devo... Porca di quelli per porca. Resti lì. Mi sono rotto le scatole. Anzi, li butto nell'immondizia, porco cane, eh. Guarda che coda assurda che si sta formando nel frattempo. Allora, volevo comprare un po' di decorazioni. Perfetto, 205 dollari. Bella insegna al neone, bellissima. Però no, no, scusa un secondo. Piazzala assolutamente. La ritengo un ottimo investimento. Ed inoltre, ora che ci penso bene, dovrei poter comprare il terzo parcheggio per la modica cifra di 509 dollari. È follia allo stato puro? Assolutamente sì. Perfetto, così arriveranno ancora più clienti, Lon. E per sicurezza comprerei anche un ulteriore bagno. Si è steso ancora il bagno? Ma mi prendi in giro? Ma porca di quelli per porca. E perché no, per la modica cifra di 450 dollari compriamo un'ulteriore pompa di benzina. Pompiamo a tutti ormai. Tu mi dici dove devo pompare e io ti pompo tutto. Qua invece siamo a posto, ottimo. Quindi vediamo di tornare là fuori, visto che tecnicamente questo è il mio compito e non lo sa fare nessuno bene come il telone. Che bani con quel boia di clacson. Maronne, però sì, di sto passo mi converrà assumere qualcuno anche per gestire la pompa, visto che arriverà da questa parte la terza auto, come dicevamo. Scusate l'ignoranza, sì, due gabinetti c'erano già l'altra volta. Dov'è finito il gabinetto che ho appena pagato? Cioè, non ho fatto in tempo a comprarlo che già se lo sono ciulati, qualcosa di incredibile. Allora datemi un secondo che do una ripitturata veloce al bagno, perché a guardarlo ti sembra la scena di un potenziale crimine. Cioè la gente quando entra qua dentro sa già che molto probabilmente ne uscirà in un sacco per cadaveri. Oh mio Dio, posso dipingere le colonnine del bagno di rosso? In realtà non è rosso, è il sangue delle vittime. Ok, non ne abbiamo altre per adesso, quindi faccio solo quella lì in rosso. Tuttavia, all'interno del nostro negozio, sì, direi che ha bisogno di una mano di vernice, perché questa muffa di colore nero decisamente potrebbe essere letale. Da noi non credo ci sia, ma so che negli Stati Uniti c'è effettivamente una muffa nera che t'ammazza. Che bello, c'è stato un periodo nella mia vita che ho avuto un po' di muffa in camera e mi è salito il panicume perché avevo appena saputo che c'era una muffa che ti uccideva, solo che... Vabbè, ero un attimino ipocondriaco, faccio finta di nulla, che è meglio. Perfetto, questa dovrebbe essere l'ultima parete interna del negozio. Oh, e casomai quelle che si sono sporcate le puliremo in un secondo momento. Aspetta che sento la coda fuori della gente. Lo so, portate pazienza. Chi è che suona il clacson? Oh, ok, dopo risolvo. Dopo risolvo, portate pazienza. Dovevo togliere quelle maledette cunette, me l'avevano detto. Sì, 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 un attimo. Ti devi levare, tizio, che sto facendo casino. Perfetto, e voilà. Peraltro stiamo anche finendo il carburante. Tranquilli, ci penso io. E a zonde! Ehi, me che lo si dica, potete... No, lei era già a posto. Ok, le auto più piccole hanno un po' di problemi. Sì, 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 bravi, bravi. Girate attorno alle cunette. Signora, è pieno tempo di Sbringles qua giù. Non rompo le scatole. Ma guardate se donne. E il tizio che doveva pulire è andato in pausa. E quindi adesso devo far tutto io de novo. Signori, dobbiamo chiedere aiuto a Rudy. O qua siamo nella M più totale. Nel frattempo, la prossima sfida dello zio. Ma allora lo vedi che sei scemo? La prossima sfida dello zio? Che cocchio. Dicevo, nel frattempo, la prossima sfida dello zio ci richiede di rifornire 100 auto, servire 250 clienti, riparare 25 auto e ricevere la mancia da 100 clienti. Quindi mi dovrò rompere i maroni proprio una cifra. Ma oltre il livello 5 credo che non si vada. Perché qualcuno è appena uscito dalla mia officina? Mi sa che c'era qualcuno che voleva farsi riparare l'auto, ma c'è stato qualche problema tecnico, ovvero non me ne ero accorto. Un attimo, guarda che coda che c'è lì davanti. Allora aspetta, frena. Frena, porca di quelli per porca. Ecco qua. E vediamo di scaricare il tutto. Clienti, vi dovete spostare. Buongiorno, scusate, permesso. Aspetta, ti devi levare, tizio. Lui fotte sega. L'ho messo sotto col Rudy. Ma non si fa problemi. Ok, cerchiamo di non investire i clienti. Sì, però è più facile a dirsi che a farsi. Ho quasi travolto la statua. Allora, cerchiamo di essere tattici. Fermo. Ok, raccogli tutto. Vai in retromarcia con il Rudy. E lo molliamo qua. Tanto la prossima volta che ricarico il salvataggio, Rudy sarà respawnato al suo posto. Perfetto, scusate signori, quanta benzina c'ho? 115 litri. Continuo a dimenticarmi di chiamare il camion dei rifornimenti, porco cane. Però ribadisco, stiamo facendo pagare un botto sta cocchio di benzina. E voilà, sì sì, mi restano solo 60 litri. Sì, il tizio delle pulizie è andato ovviamente in pausa. Allora, a Riccardino, non me ne frega se sei in pausa, ciccio. Alza il culo e vieni a pulire la stazione.
Sperando che... lui è sempre in riposo, tanto ormai peggio di così. E dicevamo di rifornire 2,25. Quanto? 3,50 sempre abbiamo. Senti, prendimi 200 litri di carburante. Madò! E chi si è visto le scorie radioattive dovunque? No, che mi scende la popolarità. Non pensavo avessimo effettivamente una reputazione da difendere. Ma vabbè, dettagli. Veloce, Riccardino! Chi dorme non raccoglie immondizie. Ok, di colpo è comparsa la porta del bagno. Tizio, lavati le mani quando esci. Prima, quando ho pulito, sono sicuro che non ci fosse. Oh, va che non sono rimbecillito pure io. E adesso c'è. Giuro, prima non c'era porca di quelli per porca. E intanto si forma la fila. Buongiorno, signorina. Complimenti, lei ha degli occhi bellissimi, eh. Oh, porco cane, abbiamo finito le sigarette. Ah, un attimo di pazienza. Posso levelappare il magazzino? In effetti sì, ma per adesso teniamo da parte il denaro. Adesso possiamo vendere peraltro occhiali e cappelli. Eh beh sì, alla stazione di servizio. Immagino che ci sia la fila di gente che compra quelle robe. Ok, vediamo di prendere diverse marche che sono effettivamente tutte in sconto. Cos'altro abbiamo finito? Mi sa che gli spuntini si lamentavano delle sbringles di rompimaroni. Andrew, porca di quelli per porca. Allora, ti pago lo stipendio e adesso cortesemente vieni a gestire la cassa. Guarda gente che c'è. Ma porca di quelli per porca. Non funziona. Buongiorno. Ah, dato che sta arrivando Andrew, non posso sostituirlo. Ok, vado a pompare il poliziotto. Peraltro abbiamo praticamente finito il carburante. Sì, Lon, hai finito il carburante, lo sai molto bene. E c'è il camioncino parcheggiato qua fuori da 1 ora e mezza. Sei un cretino? Assolutamente sì. A posto. Facciamo finta di nulla che è meglio, gente, eh. Ok, ho comprato un cifrone di oggetti e finalmente è arrivato il camion a consegnarli. Cioè, da ste parti a quanto pare strombazzare va di moda. Ti strombazzo io la nonna, porco cane. Veloce, entra, cretino. Direi che... mi sa che si è buggato qualcosa qui. Buongiorno. Manca parte della mia mercanzia. L'orsacchiotto vola. Mancano tutti gli oggetti qui, tipo la batteria. Che bello quando ricarichi la partita e il gioco decide: ma io ti buggo la vita. Ok, facciamo finta di nulla che è meglio. Ora sono ricomparse le casse. E il bello dell'accesso anticipato, cioè bello per voi, porchi supremi invece per il povero DeLong Gamer. Ecco, fatto quanta roba ho preso? Ah sì, ho speso quasi 600 dollari di roba e... oh, no, butta dentro. A posto, ma scusate una cosa, se io clicco c'è tipo la batteria. No, e se clicco sullo sacchiotto lo porto via e lo butto nell'immondizio. Maledetto sacchiotto che stai sui maroni a tutti. Ciccio, torna a lavorare che ti picchio male anche il cugino di secondo grado. Guardali, tutti che battono la fiacca. Scusi, buon uomo, ma lei non doveva tipo ripulirmi tutto il negozio? Ah, se non la pago. E mi butto pure la birretta a terra. E ora che abbiamo molto più spazio, direi di spostare effettivamente questo stand direttamente qui a parete. E voilà. Dovrei piazzare le cose con più cervello. Invece che cliccare sempre piazza tutto. Ma di questi prodotti non ce ne sono tanti. Non potevi riordinarli meglio? No. No, Lon. Signore, il nostro dipendente sarà subito da lei. Mi sa di no, vero? No, devo fare io da solo. Si è buggato da qualche altra parte. Vabbè che tanto devo servire tecnicamente 100 clienti per poter avere la relativa mancia. Però aspirerei a qualcosa di meglio nella mia vita. Allora aspetta che intanto riempiamo questo con le patatine alla paprika, le caramelle, i popcorn li mettiamo da quest'altra parte. Levatevi che vi giuro vi picchio male. Ok, perfetto. Dovrei aver comprato anche degli alcolici. No, gli alcolici sono a posto. Mettiamo delle riviste tipo queste. Perfetto, oddio, c'erano già sopra. Lo stand dei giornali, come ho detto, è il male in terra. E intanto piazziamo anche il resto di gelati. E che non ce ne stanno abbastanza. 3/4 del frigorifero vuoto. A gente ci è preso il cornetto. Bravo, che sua moglie già i cornetti gliele mette abbastanza. Ma vabbè, dettagli. Direi che qualcuno oggi si è dato all'alcolismo pesante. Ciccio, non hai fatto altro che comprare alcol? Mi sa che qualcuno deve dimenticare il cornetto messo da qualche altra moglie. Guarda, solo alcol. Porco cane, vedo che qualcuno c'ha problemi di cirrosi epatica di qua, da qua ai prossimi 3 giorni. Oh maronne. No, no e poi no. Dove poi è? Andrew, non me ne frega niente. Alza il culo. No, sono già pagato. Dicevo, alza il culo e vieni a gestire la cassa. Ok, vediamo se arriva. Gioco dice, ok, sta arrivando. Perfetto, la stazione delle pulizie sta ripulendo tutto. Che cosa buona e tanto giusta. Oh, decisamente oh no, 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 e poi no. Gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Io mi rifiuto categoricamente di assistere alla prossima scena. È iniziato con loro che arrivavano ballando al ritmo della musica e finisce nello stesso identico modo. Devo dire che più andiamo avanti e più sono profondamente traumatizzato. La piccola merdina è ritornata. Dennis è ritornato, porco cane. Signore, scusi per l'attesa. Che bella macchina. Ne approfitto solo perché mi fanno cambiare l'olio, che ormai è diventato uno dei miei passatempi più interessanti. Perfetto, per il resto
Cosa c'hai? Che problemi c'hai? Gli specchietti spaccati. Cioè, questa gente va in giro con gli specchietti tutti smaciullati. Io devo solo sperare che nel frattempo sia Riccardino che Andrew stiano sistemando il negozio. Soprattutto che stiano resistendo, perché io, come ho detto, non ne voglio sapere nulla. Mi tengo a debita distanza fin tanto che il gruppo degli invasati non se n'è andato. Devo anche ricomprare gli specchietti retrovisori. E direi anche gli pneumatici, perché sta finendo tutto. Aspetta, in men che non si dica, abbiamo servito anche questo cliente, guadagnando $315. Riccardino, mi arrivi in ritardo, ho fatto io da solo praticamente. Andiamo velocemente a controllare Andrew, perché nel frattempo, oh mio Dio, ha parcheggiato 3/4 della popolazione locale direttamente qua fuori. Come va? Mamma mia, no, aspetta, datemi un secondo, gente. Do una mano a Riccardino, perché poretto, non solo mi si licenzia, si spara in faccia direttamente. Si autoricicla, appena passa il bidone della nettezza urbana, si butta dentro e viene triturato male assieme all'immondizia. Buon uomo, mi sa che lei ha partecipato alla convention sbagliata, Ho la vaga impressione che ci sia l'intruso. I prodotti qua, le sigarette, mi ero completamente dimenticato. Se qualcuno c'ha un po' di tabagismo, ragazzi, venite qua. No, aspetta, guarda. Mi hanno riempito il pavimento di schifi, raccogli tutto. Ma siete delle M assurde. Per fortuna che almeno pagate bene. E quello mi consolo, perché c'è la colonna del manga in mezzo ai maronzoli. Dicevo, gente, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Io ero partito ad andare avanti col gioco, ma dopo 3 ore, ammetto, sono profondamente traumatizzato. Come dicevo, nel prossimo vedremo, ovviamente, non dico di portarlo già a livello 5 al negozio, perché sarà difficile che io nel frattempo riesca a servire tutti i clienti, ma la cosa più inquietante è che devo stare per 100 volte io alla cassa. Andrew, tu continua a lavorare. Vediamo un po' se clicco F e gli do il pagamento extra. Gli riempiamo la barretta. Perfetto, lui è contento e continua a lavorare come non ci fosse un domani. Quindi, dicevo, per questo episodio è tutto. Mi hanno lasciato la mappa, si è bagliato. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi mando al festino qua con gli alieni e vi dicendo. E noi ci vedremo in un prossimo video. E no, fidatevi, non volete salire in quell'autobus, che c'è una spruzza di ascella e disperazione veramente incredibile. Ciao ciao!